io quello che non vedo nel Milan, per questo sono entrato a gamba tesa, non vedo questo. Io non vedo nessun tipo di organizzazione, né in fase di possesso, né in fase di possesso. Attenzione, l'organizzazione in fase di possesso, in uscita, con Bonucci che è bravissimo a verticalizzare, io non ho ancora visto e né sfruttare questa situazione. E oggi l'ha fatto 5-6 volte, no, Bonucci no, ha fatto 5-6 lanci importanti. Ho capito, per esempio, scusami, per esempio, non mi ricordo, con l'Udinese in casa, su un'uscita ha preso gol oppure c'è stato un... Ah beh, Romagnoli che fa un erroraccio. Sì, io credo comunque che il Milan nelle due fasi Montella non mi ha ancora fatto vedere un qualcosa, certo. E peraltro ha la società che ha messo a disposizione tutti questi giocatori non al 31 di agosto come fanno solitamente tutte le altre società. Lui è partito. L'unico giocatore che è arrivato alla fine è Kalinic, ma certo. Tu l'hai sostituito inizialmente con Cutrone. No, attenzione, cioè, bisogna dire che aveva via 17 giocatori perché c'erano tutti i nazionali. Ce li hanno via tutti i giocatori, dai. Massimo. Nessuna squadra aveva via 17 giocatori perché aveva l'Under 21 che c'era gli europei, aveva Biglia che era infortunato, quindi un giocatore importante perché il regista della squadra è arrivato dall'europeo. Ma tu l'anno scorso hai visto del gioco? Poi c'è stata la conferenza. Ma tu l'anno scorso hai visto del gioco? Visto, Massimo, che mi parli di miracolo, mi fai finire, scorso. Ti prego, no, l'impresa, un discorso. È stata un'impresa. Mi fai finire un discorso? Prego. C'erano i giocatori che erano in Confederation Cup, André Silva è uno di questi, per cui non li ha avuti da luglio, li ha avuti da agosto. No, quindi ho detto la squadra è stata fatta completamente a luglio, non ho detto aveva a disposizione, aveva però, sapeva con chi doveva giocare e non aveva puntato sulla difesa a 3 per esempio d'estate. Esatto, infatti, uno che sì. Uno perché a cui prendono Bonucci sa che deve giocare a 3. Scusate, ce li avevi, gli mancava Romagnoli che è l'unico mancino centrale, dice finché non c'è Romagnoli perché se no non puoi giocare a 3 se non c'è il mancino centrale. Sei centrale, a 6 centrali. Ma cosa stiamo dicendo? Barzagli e Rugani giocano, sono tutte e due destre, giocano, risponderà centrali. Lui di questa cosa. Ma però voglio dire, questa è stata diciamo la niente. Sua motivazione. Io non sono d'accordo che l'anno scorso il Milan ha fatto un'impresa nella maniera secondo più assoluta. Ma non c'era la società, ragazzi. Ma non c'era la società. Cosa vuol dire? Ma come cosa vuol ma dire? Non vuol dire la niente, squadra lasciata andare allo sgando. Te l'ho già detto Massimo, mille volte. Il giocatore della società non ne frega niente. Ma non è vero. Ma allora quelle squadre che non prendono i soldi, Massimo, arrivano alla fine senza aver preso i soldi per il campionato. Ma tu la stai dicendo? In Serie A di giocatori che non prendono lo stipendio, ma non è così. Lo scorso anno, no, secondo me, Montella ha fatto un miracolo. Senti Mauro, cosa ti dice? Io sento quello che ha fatto. Io guardo i fatti di quello che ha fatto Montella lo scorso anno. Ma la società? Mi dispiace, Montella per quello che ha fatto lo scorso anno va difeso. Ma quale società? Non c'era. Ma allora? Ma io scendo in campo. Tutto. Ma io scendo in campo. Ah, perché Gagliani non c'era. Non c'era perché non hanno neanche rinnovato. Ma tu dov'eri? È un closing che dove è iniziato giugno e finito ad aprile. Ma stai zitto. Non posso sentire queste cose. Società. Vado. Come fai a dire che c'è la società? Andiamo via, Mauro, andiamo via. Non posso sentire. Se volete dire che c'era la società lo scorso anno, ma cosa vuol dire? Per i giocatori non gliene frega niente della società. Non è vero, ragazzi. Sei stato giocatore, sei stato in uno spogliatoio, cosa vuol dire? Abbiamo sempre detto tutti che la cosa più importante è che ci sia la società. Abbiamo sempre detto quello, perché da 3 minuti che diciamo è così, no, è cos'è, è così, no, è cos'è, è così, la cosa più importante è che la società sia presente. Non possiamo dire che sono arbitri. Ma io sono giocatore, devo andare in campo, guadagnare, lavorare. E basta, non gliene frega niente. Bravo Mauro. Io lavoro per me. Mi fanno 5 anni di contratto. State dicendo una roba.
roba che Gianni, è esattamente il contrario di quello che avete sempre detto. State dicendo il contrario. È un alibi. È il contrario. Io ho capito il vostro pensiero. Lotito, non c'era società quando c'era Lotito. E hanno vinto, sono arrivati in fondo dappertutto. Casa hanno capito tutti i vostri pensieri. Il giocatore dovrebbe fare la figura, lui dovrebbe andiamo avanti. Però secondo me Paolo, oltre a pensarla diversamente, però c'è anche un equivoco, nel senso che Massimo era partito parlando di sistema di gioco. Cioè, l'allenatore con i giocatori in settimana lavora a prescindere, poi per esempio mi ricordo Franco può confermare la Lazio di Mancini, no? Aveva una società con una, era complicata la situazione societaria, però quella fu una Lazio che giocava per esempio, beh, cioè non c'entra niente il sistema di gioco, io non sto parlando quando non arrivano i risultati, se la società ti appoggia o no, tra l'altro Gagliani l'anno scorso parecchie volte, me lo ricordo anche qui, si è preso i complimenti perché dice fa finta come se fosse tutto normale, fino all'ultimo. No, l'ho però, preso io. Al di là di questo, io voglio dire, cioè lui stava parlando di impianto di gioco. E bravo, poi torniamo bravo, però Michele. a questa però, stagione. Posso dire, Montella nella Fiorentina dove aveva detto bravo. L'aveva data. No, sì, però giocava 3-5-2, 4-3-3 indistintamente partito. Però si vedeva, si cambiare. Diceva un piccolo non Barcellona, ti ricordi? Però si diceva il piccolo Barcellona, possesso palla, cosa che l'hanno scorsa provato all'inizio. Sì. Però dico, per un girone di andata se adesso invece la cosa preoccupante, perché quando prima si faceva l'analisi, è un'analisi oggettiva, il Milan fa fatica. Il problema è quando lui dice non ho capito bene perché dobbiamo analizzare, secondo me, io l'ho visto dice, tante qualcuno volte qualcuno è mentale, qualcuno è fisico. Sì, però l'allenatore, la risposta, anche se a caldo, ti dà delle risposte, magari copre anche un po' i problemi, però non è che candidamente dice non lo so neanche io il perché, cioè, quello che abbiamo sentito prima non è proprio la normalità. No, però allora, diciamo che gli allenatori in conferenza stampa non ti dicono quello che ti vuoi sentire dire né quello che pensano. Oggi abbiamo ascoltato Spalletti in conferenza stampa, non ci abbiamo capito un H, perché lui non ti vuole far capire un H. Spalletti oggi diceva scolastici, alcune cose, dobbiamo migliorare. Cioè, però analizzava quello che non andava e ci ritrovavamo chi faceva le domande. Non ti dava delle risposte, faceva dei paneggi. Ci siamo ritrovati chi faceva le domande e lui che dava le risposte. Su qual era il problema, cosa non ha funzionato, in che reparto, dove, perché. Invece lì non c'è una risposta. Dice Montella alla Fiorentina aveva dato un'identità. Certo. Oggi invece, vabbè, la squadra ma è nuova. Ma tu credi che lui le risposte non le abbia dentro di sé? Ma secondo me no, beh, questo è importante, a prescindere da quello che ci dice. Ma se le avesse date, se le avesse avute, secondo me, ce un minimo in più le doveva dare. Cioè, per dare più la sensazione di avere tutto sotto controllo. Scusate, sai la risposta dove ce l'hai? Sai la risposta dove ce l'hai? A vedere gli allenamenti a quanto vanno. Forza. A quanto vanno, a che intensità vanno durante gli allenamenti, perché queste poi sono le risposte che ti arrivano la domenica a seconda di come vai in allenamento. Andate a vedervi gli allenamenti e l'intensità che hanno gli allenamenti di Conte e poi andate a vedere il Chelsea di Conte e la Juve di Conte o il Bari di Conte, come andava la domenica. Questa è la verità. Torniamo subito. Alessandra, cosa abbiamo chiesto ai nostri amici a casa? Prego. Tutti negativi i commenti di questo Milan. Simone ci scrive: il problema del Milan non è il gioco ma la carenza di qualità. Romagnoli, Zapata, Bonaventura, Suso, il nonno Kalinic sono calciatori da squadra di metà classifica, non da Champions. In effetti non è neanche vecchissimo, no. Però Alex, ragazzi, bisogna dare tempo per la crescita, ma quanto? Boh. Riccardo, senza allenatore non si può giocare bene, addirittura. Felice, delusione totale, salvo il punto è che non sono stati presi giocatori in base ad un'idea di gioco precisa, ma in base alle opportunità. Sono tutti dei buonissimi giocatori, ma non c'è un modulo che li possa far giocare tutti. Sergio, con questa squadra che gioco volete? L'ultima, prego. Francesco, allenatore inesistente, gioco inesistente, serve un allenatore vero. Ha ragione Salvo, non c'è un modulo che faccia esprimere tutti i giocatori allo stesso modo. Alcuni preferirebbero giocare col 4-3-3, sono sicuro, altri col 3-5-2. Abolucci vuole giocare col 3-5-2, Suso col 4-3-3. No, ma la grande verità su cui credo siano tutti d'accordo qua in studio, anche con pareri diversi, è che comunque tu puoi prendere 11 giocatori buonissimi ma non hai una squadra. La squadra è un'altra cosa, devi farla una squadra. Torniamo subito, 2 minuti. È vero, però se i singoli sono bravi...